Elezioni amministrative anche a San Marco d'Alunzio il 10 e l'11 ottobre, c'è il consiglio uscente Andrea Monici che ha deciso di scendere in campo, l'ha fatto per primo presentando la sua lista ai primi di agosto, la lista Leali per San Marco. Intanto grazie per la disponibilità Monici. Vogliamo intanto capire da dove parte la sua candidatura, sicuramente una scelta che ha maturato già da qualche tempo e poi insomma è sfociata nella presentazione dell'ufficializzazione, diciamo, della sua candidatura, no? Sicuramente la candidatura non è una novità, poiché fin da piccolo comunque sono stato sempre a disposizione della collettività. All'inizio, trovandomi impegnato appunto anche in attività parrocchiali volte alla valorizzazione delle tradizioni, ma anche in attività di volontariato. E poi 5 anni fa la mia prima candidatura all'età di 23 anni al Consiglio Comunale. Da lì ho intrapreso un percorso che insieme all'amministrazione uscente, poi a metà mandato, diciamo, per divergenze politiche, per alcune divergenze politiche, ho deciso di dichiararmi indipendente e da lì ho iniziato a lavorare per la formazione di una squadra appunto che sostenesse questa mia candidatura a sindaco. Che cosa non le è piaciuto, non le piace di come il sindaco uscente costruisce e ha amministrato in questi 5 anni? Vabbè, a lui rimproverò maggiormente una mancanza di comunicazione con i cittadini, ma diciamo che le divergenze politiche erano anche di altra natura, come per esempio una visione molto appunto accentratrice della gestione amministrativa. Di conseguenza questo mi ha spinto a non condividere più quel progetto politico che avevo sostenuto durante lo scorso appunto poi anche una serie di circostanze nel corso appunto della legislatura che mi hanno fatto capire che certe scelte non erano appunto condivise con il resto della squadra, di conseguenza il mio impegno continuare il mio impegno da consigliere indipendente, sempre attento all'azione amministrativa, mai eccessivamente critico dal punto di vista personale, ma soltanto dal punto di vista politico, affinché comunque il mio ruolo di consigliere di opposizione, comunque indipendente, fosse rivolto sempre al raggiungimento di scopi a beneficio della collettività. Sollecitando appunto bandi di finanziamento, sollecitando azioni di contestazione e derattizzazione del territorio comunale, sollecitando appunto vari disagi che i cittadini in questi anni mi avevano rivolto, rivolgevano continuamente al comune, per i quali non c'è mai stata una soluzione o comunque una risposta. Che tipo di campagna elettorale sta facendo e che tipo di riscontro sta avendo anche dai cittadini e dagli elettori di San Marco d'Alunzio? La campagna elettorale chiaramente è caratterizzata dalle restrizioni della pandemia, però nonostante questo stiamo vivendo una campagna elettorale molto serena, cercando di rispettare quelle che sono le norme anticontagio, sia per quanto riguarda gli incontri pubblici, quindi comizi, sia per quanto riguarda la visita individuale nelle abitazioni dei cittadini, perché è una tradizione qui a San Marco, che appunto alla quale i cittadini ci tengono, e quindi con tutte le precauzioni del caso stiamo visitando singolarmente le case di cittadini che hanno una grande necessità di essere ascoltati, e quindi, nonostante la pandemia, non possiamo esimerci da questa attività. Sebbene utilizzando la mascherina, andando soltanto un rappresentante dell'amministrazione, appunto dei candidati in ogni abitazione, il riscontro è positivo. Chiaramente
rappresentiamo l'unica alternativa politica a ciò che appunto è successo nei vari decenni della nostra vita politica lontana. Di conseguenza, ci auspichiamo che appunto i cittadini decidano di voltare pagina e di non perdere questa occasione di rinnovamento della politica lontana. Siamo persone consapevoli di ciò a cui stiamo andando incontro e ci vogliamo spendere esclusivamente per il bene della collettività, non abbiamo interessi particolari, ma ciò appunto il nostro punto di forza è principalmente il nostro impegno, dedicare il nostro tempo alla gestione della cosa pubblica, perché se ci si dedica con passione e con tempo, difficilmente si fallisce appunto nell'amministrazione di una piccola comunità come la nostra. Lei ha detto siamo l'unica alternativa all'amministrazione, però ci sono tre liste a San Marco. Non sono un po' troppe per un paese come San Marco, secondo lei? Effettivamente sono troppe. Abbiamo cercato in tutti i modi di evitare le tre liste perché 30 candidati al Consiglio Comunale sottopongono i cittadini a delle scelte sofferte, poiché è inevitabile che ci siano appunto rapporti familiari o amichevoli di tutti i candidati. Con tutta la popolazione. La mia candidatura nasce appunto per tempo proprio perché ha voluto dare spazio al dialogo tra le forze politiche in un periodo di pre-campagna elettorale. E mentre alcune forze politiche all'inizio si dicevano disinteressate ad impegnarsi, ed altri invece riscontravano una divergenza di pensiero appunto chiara, purtroppo ci siamo ritrovati poi in questa situazione. Credo che il mio percorso sia legittimato da una candidatura al Consiglio Comunale, e appunto ed è la mia candidatura a sindaco è frutto di un percorso. Un percorso fatto di partecipazione alla vita sociale da sempre, in iniziative di volontariato da sempre, in attività appunto di opposizione che sono state sempre presenti, nonostante appunto io mi sia in questi ultimi 2 anni dichiarato indipendente, però ci sono stato presente per i cittadini e per le esigenze della collettività. Tramizza purtroppo l'impegno di la volontà di impegnarsi da parte di alcuni che in questi anni dimenticano totalmente di essere stati assenti nella vita politica, sociale, civile, di volontariato del nostro paese. Mi stranizza e mi rammarica purtroppo che la volontà di taluni di impegnarsi esca fuori soltanto ogni 5 anni e poi ci si dimentica dell'amore per il paese e diciamo, e di tutte le belle parole e dei progetti che appunto divulgano in campagna elettorale. Detto questo, mi auguro che nonostante ciò, in questa partecipazione così appunto numerosa a queste elezioni amministrative si traduca effettivamente in un impegno da parte di tutti per il raggiungimento di scopi a beneficio del nostro paese, ma non soltanto di coloro che verranno eletti, un impegno da parte di tutti. Io l'anno scorso, appunto, da consigliere indipendente, questo per dire proprio che non per forza si debba avere un ruolo all'interno dell'amministrazione per poter fare qualcosa di buono per il paese. Dicevo, l'anno scorso ho lanciato un appello ai giovani volontari del mio paese perché mi aiutassero a tenere aperti i monumenti e il campanile, in particolare della Chiesa Madre di San Marco, ai visitatori. Ho avuto la risposta di tanti giovani di buona volontà, di giovanissimi,
ma tra tutti questi candidati non ho visto purtroppo nessuno collaborarmi. Credo che poi l'amore per il paese si dimostra anche attraverso questi piccoli gesti, così come presumo che anche appunto consiglieri di opposizione o liberi cittadini in questi anni avrebbero potuto sollecitare iniziative volte appunto all'incremento turistico del nostro paese, eccetera. Quindi metto a disposizione il mio impegno e quello dei miei colleghi di candidati al Consiglio per questa. Veniamo alla proposta, perché abbiamo titolato la proposta di Andrea Monici per San Marco d'Alunzio. La sua proposta, quella che fa i cittadini, e qual è la proposta di cambiamento, di alternativa che fa? Abbiamo capito che vorrebbe maggiore partecipazione, no? Sia con il Consiglio Comunale che con la città, quella che a suo avviso in questi 5 anni è mancata. Ma concretamente quali priorità ha individuato per San Marco? Guardi, il nostro programma si basa su dei punti molto concreti e realistici. Nel nostro programma non ci sono grandi promesse di realizzazione di grandi opere. Il nostro impegno vorrà essere maggiormente dedicato all'efficientamento della macchina amministrativa, specialmente del settore tecnico. E che cosa intendo? Intendo appunto affiancare all'attuale personale dell'ufficio tecnico, che per carità è preparato, delle persone che possano dedicarsi alla redazione di progetti capaci di rispondere ai bandi di finanziamento che la regione o lo Stato emanano. Molto spesso i nostri uffici sono impegnati ad occuparsi delle esigenze quotidiane dei cittadini e non c'è tempo per poter dedicarsi a rispondere a queste appunto domande dello Stato e della Regione. Di conseguenza vi è il necessario bisogno di creare una squadra, un team che possa rispondere a questi bandi di finanziamento al fine di recepire fondi per la realizzazione di piccole o grandi opere utili alla collettività. Tra l'altro anche sappiamo tutti che San Marco d'Alunzio è uno straordinario patrimonio culturale che merita di essere valorizzato e di essere conosciuto al di là dei ristretti confini della nostra provincia o della nostra regione. Quindi in questo senso mi sento anche di consigliarvi, ecco, di una politica adeguata, ecco, almeno per la mia conoscenza personale di San Marco e per il periodo che ho potuto trascorrere per ammirare, diciamo, anche le vostre tradizioni, oltre che la vostra storia e la vostra cultura. Il nostro programma è appunto rivolto a una politica volta all'incremento turistico, perché riteniamo che San Marco abbia tutte le carte in regola per poter fissare da questo punto di vista. Vorrei chiudere questa nostra chiacchierata con Andrea Monici per chiedergli il messaggio che intende mandare alla cittadinanza di San Marco e ai suoi elettori. Ha avuto modo, seppur sinteticamente, sommariamente, di poter sviscerare i punti programmatici principali, ha detto quali sono le criticità che ha riscontrato fino a questo momento, ma agli aluntini cosa vuole dire Andrea Monici? Ai miei concittadini aluntini voglio dire di credere in questa vera e unica alternativa, di non perdere l'occasione di far disgregare un gruppo che veramente non ha interessi personali e vuole spendersi consapevolmente per il bene della nostra comunità. Voglio proprio dire questo, di prestare attenzione, di fare una scelta coraggiosa, libera e consapevole per scegliere il futuro appunto di questo paese. Io la ringrazio, le faccio un grande in bocca al lupo per questa campagna elettorale. Manca poco più di una settimana, insomma, una decina di giorni al voto. Quindi in bocca al lupo e grazie per la sua disponibilità.
lei per l'invito. Grazie.